Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valucia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted Allora ragazzi, oggi siamo qui finalmente Da una parte ragazzi finalmente, dall'altra purtroppo Con la nostra Giorgia e avete capito bene, la nostra si è trasferita a Windenburg. Eccola qua. In questa casetta, ragazzi, che dire che è brutta è farle un complimento, però purtroppo i soldi sono pochini e bisogna, come dire, adeguarsi. E sì, io ho immaginato, ragazzi, che almeno inizialmente la nostra abbia preso in affitto questa casetta. Quindi, che c'è, tesoro, controlla le emozioni di un sim. Ok, e guadagna mille. Va bene, perfetto, tesoro. Perché, sapete, comunque eh, a Windenburg le case costano care. Non voleva trasferirsi a Willow Creek, ragazzi. Sebbene io abbia immaginato che l'ospedale si trovi proprio lì. Perché sì, voleva no, una cosa diversa. Io lei la vedo comunque piena di interessi, ragazzi, me la immagino. Comunque, non una persona chiusa sul lavoro, punto. Cioè, comunque lei ha molti altri interessi, a Lei piace uh, uscire la sera magari con degli amici, mh, andare a cena fuori, ecco, le piace anche un po' la vita mondana. Uh, e sì, la vedo piena di interessi, magari ecco gli scacchi, ragazzi, musica. Quindi sì, mi piaceva l'idea che abitasse comunque in un posticino pieno... Mh, un po' più, no? Rispetto magari a Willow Creek uh, Certo che piove sempre qua, eh, ragazzi, però non lo so, me lo immagino un po' più mondano, ecco, dic diciamo così. Oh, la nostra, ragazzi, ehm, proprio una, uno schifo qua, diciamocelo. Però è emozionatissima perché, innanzitutto, questa ragazza è la sua prima casa in affitto. Tesoro, vai, eh, datti una sistemata. E, soprattutto, ha intenzione, guardate come si sta... Sto bene? Ma certo, tesoro, sei fantastica? Perché ha intenzione di invitare qui qualcuno. E voi già immaginate, ragazzi, no? A chi mi riferisco? Eh sì, perché non ho intenzione di farla vivere qui da sola e di farle passare poi, ragazzi, sprecare altro tempo della sua vita. È giusto che, insomma, no? Eh, inizi, inizi a godersi la vita, è vero che è lunga. Però, mh, insomma, dai, diamoci. Sì, diamoci ovvio, da no, fare. Queste dà benvenuto ah, proprio grazie ora? Bene. Grazie mille, proprio ora. Eh, vabbè, ok, um, devi accogliere. Invita i vicini a entrare. Chi c'è qua? Fermi. Abbiamo Marcus. Giusto? Sì. Uh, Paolo Rocca. Eva Capricciosa. E poi lei, l'immancabile ovviamente, ragazzi. Candy. E io in realtà ce la vedo, amica di queste due. Che la trascinano un po'. Ma dai, non pensare sempre solo a lavorare. Forza. Me la immagino tipo così, no? Quelle, sapete quelle amiche che trascinano, no? E quindi sì, dai, è carina come idea eh, Vabbè, qui eh, ti abbiamo già invitato a entrare, quindi vai qua poi, cara Invita a entrare anche lei e soprattutto poi vieni qui e invita anche lei Bisogna invitarli tutti, ma prego, accomodatevi, ah, sai, abbiamo saputo che lei è la nuova vicina Volevamo darle proprio un'accoglienza con i fiocchi, lei che bello, eh Proprio quando io invece avevo in mente di invitare il mio uomo allora si trova bene Hello, qui. Beh sì, ho preso questa casetta Ooh, in you? affitto. Che guarda, ma ammazza che po' miseria, una tristezza sta casa. Eh, lo so, tesoro. In effetti, <coughs> non hai tutti i torti. Però diciamo che la nostra che è ancora flirtante. Quindi, è quello, insomma, il suo obiettivo. Uh, chiacchiera con, perché sta per invitare ovviamente il suo Davide, ragazzi. Beh, oh immaginiamo che questa. Poveraccia, perché Madonna, Jacopì! sono andata via di casa, già ti sei conciato male. Oddio mio, ragazzi. Dicevo, immaginiamo che la nostra comunque... È tanto, ragazzi, che aspetta questo momento, no? Perché lei ha una cotta per Davide da quando era adolescente e fra loro ci sono sempre state battutine. Io ricordo che... Um, insomma, lui è un po' più grande di lei. Oh, l'immancabile torta e quindi sai guarda volevo invitare anche te ho invitato qualche amico Uf, il naso alla Pinocchio mi sono trasferita e lui ma dai eh sì, se vuoi venire qui insomma io ti aspetto molto volentieri infatti poi lo inviterà ragazzi nel lotto attuale ma oh, sei arrivato è lui ma certo ti sei trasferita a Windenburg è una città bellissima una cittadina bellissima ma secondo voi non è da maleducati? Perché per me lo è. Insomma, ci ha mollato qua. Eh, sì, caro, vabbè, abbi pazienza. Perché, insomma, erano altri piani. Mi sai, mi imbarazza vivere in una casa così piccola. Ma quale imbarazzo? Sta dicendo lui. Devi essere fiera dei tuoi, no? Su dei tuoi progressi. Questo è un progresso importante. Ok, va bene. Quindi, cara, fai una cosa a questo punto. Fermi tutti, eh. Facciamo... Azioni, forma un gruppo. Facciamo un bel gruppetto. No? Marcus, non lo aggiungiamo nel gruppo, ragazzi. Scusate. Ah, noi non l'abbiamo neanche salutato. Fai una presentazione garbata con lui. Così poi lo aggiungiamo. Dai. Beh, poteva devo offrirci dei tre mezzini al formaggio grigliato, eh. Lo trovo effettivamente sgarbato. Mi scusi, sa. Sono stata presa da molte cose. Piacere veramente. Caro, non entrarci in casa con l'ombrello che ci attiri la iella. Allora, dunque, azione aggiunge al gruppo. E direi che a questo punto la nostra prendi un pezzo insieme perché. O oh, via Marcus e non scoppierà una guerra. Prendiamo, assaggiamo questo dolce che con molta cura avete portato qui. Sì, tesoro, ciao. <coughs> Scusate, ragazzi, un po' di tosse. Allora, Caro, tu non prendi la torta? Ti fa schifo, eh? Vabbè, esprime ammirazione, e poi cerca ecco di conoscere meglio i tuoi. Ringrazia per la presenza. No, eh, bisogna cercare di conoscerli meglio, ragazzi. Sti vicini. Uh, oh, alleluia. Via quell'ombrello caro perché non era proprio il caso. Ringrazia per la presenza. Vabbè, con lui, ragazzi, ci sono delle difficoltà. È vero che la casa è piccola, però porca pera. Insomma, mi pare esagerato. Allora, io. Lei di cosa si occupa? Io, sa, sono un personal trainer. Io e Marco. Io e Marcus, anzi, Marco per gli amici, certo, come no. E lei, ah, sì, no, io. Ehm, volevo fare domanda per lavorare nell'ospedale di. Willow Creek. Oh, mamma mia, abbiamo una dottoressa. Eh, certo. Anzi. Ho inviato la mia candidatura e sto aspettando una risposta. Fatemi controllare, eh tesoro, eh, controlla, va. Beh, i medici guadagnano bene, no? Uh beh, sì, ma sei un medico di quelli che vanno in guerra, sei medico da campo? Eh? Oh mio Dio, quindi potresti andare anche in posti dove fa veramente tanto freddo? Eh, io invece amo l'arte, sai? Beh, non è che ci vanno con l'auto, insomma, no? E poi lì sarebbe orribile. Non ci sono neanche dolcetti. né. né tanto meno mobili in cui riporre i propri abiti. Eh Beh, certo, tesoro, hai ragione. Eh, ecco ora, vediamo un po' se mi hanno risposto. Vediamo un po', tesoro. Dai. Medico! Chi non vuole essere responsabile della salute e del benessere di un altro sim. Un medico che riesce a fare carriera verrà premiato con oggetti come una lampada chirurgica con supporto e uno scheletro in scala reale per ravvivare la camera dei bambini. Ok? Come ulteriore ammazza, bello però, ragazzi, veramente un pensiero profondo. Come ulteriore incentivo potrai sbloccare camici ospedalieri e vesti da paziente personale per giocare al medico in casa. Cioè. Um... La camera dei bambini con lo sc sc scala reale, ragazzi. Vabbè. Però sì. Quindi sì. Oh, mi hanno accettato. Oh, potrò presto avere figli. Sì, Tesoro. Vabbè, ora non, non ci allarghiamo. Insomma, stiamo correndo un po' troppo. E lui, dai, è questa raccolta differenziata. Vogliamo informarti circa la raccolta differenziata? Ti prego. Ecco, piove molto spesso, eh? Piove molto spesso, sappilo. Quindi, non sorprenderti. E lei, oh, io ti prego, dai, Paolo, non romperle le pere con questa raccolta differenziata. Dai, guarda, potrebbe scoppiare un incendio per colpa della raccolta differenziata fatta in modo errato, lo sai? Ti ho chiamato qui. Lo so che ti sembra follia, come se qualcuno con una pistola laser mi avesse, insomma, fatto il lavaggio del cervello. Però ti avevo chiamato qui anche per farti una proposta. Eh, ricordati sempre la pistola laser, e eh, lui, sì, certo, dimmi. Eh, pensavo, sai, qui a Windenburg le case costano una fortuna. Quindi veramente sono dei piccoli gioielli. Non è che ti andrebbe di condividere le spese di casa con me? Beh certo non perdi tempo a prendere mosche, eh? No, per niente. Quindi la nostra a questo punto eh, gli chiederà di convivere. Non tanto all'inizio come innamorati, perché lei ragazzi la vedo comunque sì, un po' in branatella. con l'amore. Allora, che ne pensi? Di convivere? E quindi e ragazzi, sì, il nostro Davide ha accettato. Beh, ora è tutta un'altra musica. Non pensavo volessi farmi una proposta del genere. Beh, sai, la vita non è certo un videogioco, quindi, come dire. Eh, non si vive di soli muffin, cara, ma cosa stai dicendo? Vabbè, ok. No, nel senso che, ah, mh, ecco, sai, all'inizio sarà dura, invece, insomma, con i tuoi risparmi più miei, in questo modo riusciremo a farcela, no? E beh, avete 26.000 simoleon adesso. Direi che sì, già qualcosa. Beh, certo, non prenderemo tempo a prendere mosche, ce la faremo, insomma. Magari all'inizio... Mm, Viveremo un po' nell'immondizia. Ma svuoteremo sicuramente sem sempre il cassonetto. Bene, ok. Questo è il, lo spirito, caro. Pianta qualcosa. Oh, vediamo un po', ragazzi. Perché lui è in cerca dell'anima gemella. Mm. Vediamo un po' quanta differenza d'età c'è. Beh, ragazzi, devo dire che è anche più piccolo di Giorgia, perché lui passa d'età fra 90 giorni. La nostra è come dire, no? 81 giorni, però io immagino, tanto ragazzi, me lo immagino comunque più grande perché poi, quando sarà il periodo delle gravidanze e tutto, eh, l'età di Giorgia si fermerà comunque, no? E quindi ehm, avranno modo, ecco, di rimettersi in pari, diciamo, se non anche di risultare comunque lui più, più vecchio, ecco, diciamo così, più grande. Lui è sicuro attraente, ma la reperta è un tipo creativo. Bene, ragazzi, perfetto. Quindi il nostro potrebbe effettivamente, come avevamo detto, se ben ricordate, fare la scuola d'arte. Io immagino abbia già terminato l'università, mentre la nostra comunque ecco, inizia con una sorta di tirocinio. Immaginiamo che lei stia studiando adesso invece. E, e sì, potrebbe trovarsi un lavoro proprio nell'arte, nel mondo dell'arte. Ragazzi, che ne dite? Controllavo, come stai messo? Ecco, allora canto ragazzi. Wow, è pure un cantante. Carisma, ok. Comicità, forma fisica, manualità, ragazzi. Complimenti, mixologia, pittura, programmazione, videogioco. Beh, devo dire, ragazzi, che non sono male le abilità. No, scusami, no, la carriera, le abilità. Soprattutto quella di manualità, ragazzi. Eh, è stata una bella sorpresa, mixologia. Insomma, io immagino che abbia sviluppato tutte queste abilità, ragazzi. Ecco, perché magari ha cantato un po' così nei pub per mantenersi con l'università. Eh, magari abbia fatto ecco un po', no? Stando a contatto con le persone. Quindi ha sviluppato magari una vena un po' più comica, mettiamola da, da questo punto di vista qui. La manualità, perché magari ha fatto anche dei lavoretti, magari perché no. Il padre poteva essere un idraulico. Comunque una persona che con il fai da te se la cavava. Ecco. E poi ha lavorato magari anche come barista. Livello di pittura 3: quindi non partiamo già male. E magari se la cavicchia un po' con i computer, ragazzi, ma proprio poco, ecco. Sì. Mi piace perché Davide, ragazzi, è come se avesse già una storia: magari ecco, camperemo di ramezzina al formaggio grigliato. Beh, certo, non possiamo permetterci cene di lusso. Però, col tempo sono sicura che andremo sempre meglio. Sì, che se ne frega di lei. Ma sì, vedrai, sta dicendo lui, col tempo le cose miglioreranno. Perfetto, siamo molto felici. Pittore, crea il tuo mondo con poche pennellate, ritagliati un posto nel mondo dell'arte con capolavori iperrealistici o d'opere astratte dalla bellezza sconcertante. Rami della carriera, maestro del vero e mecenate. Fatemi sapere, secondo voi, se dovrebbe no più buttarsi su maestro del vero o più su mecenate. Sono curiosa. Al lavoro fra 17 ore crea dei dipinti non iniziato. Quindi a questo punto... Dobbiamo acquistare un cavalletto, ragazzi. Eh sì, dobbiamo acquistarlo, lo metterei da questa parte. Mm. Questa casa, volendo, noi potremmo anche tenercela, perché è un bel... È un bel lotto, ragazzi. Un 30x20, non è male. Non è male. Quindi sì, magari piano piano, no? Modificarla o comunque... Um... Tenere ecco, c'è cioè nel senso comunque c'è il verde, quindi magari poi dalla galleria provare a vedere magari qualcos'altro. Però prima io vorrei abitassero proprio in una casetta così da poco ragazzi, non molto arredata, o comunque arredata con mobili molto semplici, proprio per ehm, perché l'immagino. Comunque, ragazzi, lui ha appena terminato l'università, lei è comunque una studentessa. Mh, vi farli vivere già in una casa, no? Non, non ce li vedo. Diventata un medico dopo ore di pratica con il suo giocattolo da bambina, Giorgia è riuscita a intraprendere da adulta la carriera che aveva sempre sognato. Che bello ragazzi, carinissimo. Non l'avevo mai visto. E se non ricordo male una volta mi aveva suggerito Dream Black like Moon di farla giocare con la macchina del medico perché un domani da grande eh, richiamerà insomma la professione, ecco. Quindi grazie mille Dream. E eh, cerchie le battute di abbordaggio, direi che ne hai bisogno tesoro, perché insomma Io ce la vedo tantissimo, ragazzi, adesso esercitarsi. L'hai chiusa in bagno con lui che sta dipingendo. Allora, e beh, sai, volevo dirti che insomma, mi sei sempre piaciuto tanto. Eh? Vuoi un bacio, lo vorresti? Eh? Ho indossato del profumo. Pure pure. Tesoro, non strozzarti, eh. Eh? Ma sai, sai benissimo! Dai tesoro, ma basta questo profumo! Poi dopo puzzi invece di profumare! Oh, sì, queste tecniche, questi sguardi, ragazzi, guardate, osservate, dai! Eh. Osservate proprio! Ma sì, certo! Avevo da sempre in mente di, come dire... Convivere per aiutarci a dividere le spese. Non pensi sia un'idea fantastica, eh? Eh? Sì, vabbè tesoro, no, no non va. Basta questo profumo, ragazzi, mi sta veramente... Cioè, non lo so, immagino il povero Davide è morto intossicato già. Perché... Ok, caro, guarda, uh, vendi a un collezionista. Poi poss possiamo anche sciogliere il gruppo, cara, perché... Basta! Mamma santa, ragazzi, basta, basta. Sciogli il gruppo, basta, guarda, falla finita perché direi che è il caso. Basta. Vabbè ragazzi è andata. È andata proprio. Quindi fai una cosa. Vieni qui. E vieni a chiamarlo a tavola. Hai finito di dipingere? Vieni a chiamare a tavola il caro. No tesoro, dopo dormi più tardi perché insomma. Almeno il pasto insieme lo vogliamo fare. Su. Io metto via questo. Dai. Davide, guarda, okay. è pronto se vuoi. <ride> ma ho proprio cucinato i tre mezzi di formaggio grigliato. Ti ho preso in parola, e lui, ma dai, davvero, sì, sì. Mm, bene. Fortuna che prima abbiamo fatto un po' di spesa. Sì, ragazzi, immaginiamo yeah, nel tempo del trasloco, ecco. Quindi, oh, lui vuole essere amichevole. Quindi, magari, io immagino, gli dirà qualcosa del tipo... Um, oh, descrivi la nuova idea. Sai, ho avuto un'idea fantastica mentre stavo. dipingendo. E lei, davvero? Sì, dovremmo cambiare il colore delle pareti. Magari, yeah. no? Tutta la casa. E lei, ma davvero? Ma certo. Fida Dio, con i colorini so qualcosa. Capito? Adesso questa abitazione sembra un piccolo mostriciattolo, ma vedrai che non appena l'avremo sistemata sarà tutta un'altra cosa. Sì, io mi fido, sai, però, boh, sono abituata a uno stile un po' più. Moderno effettivamente. Forse anche i mobili dovremmo, no? Come dire, ecco. Bacia qualcuno anima gemella. Bene. Prova! Chiedere della carriera. Allora, ti servirà l'auto per andare, immagino, fino fin lì, no? E lei, beh, non ho un'auto e non esistono. Perché? Ecco perché non ce l'hai tesoro. Non è che non ce l'hai tu l'auto. Comunque ti ringrazio per insomma l'interesse <ride> per averlo chiesto, ecco. Proprio ragazzi, sembra facciano fatica. E eh, io lavo i piatti. Eh, proprio è in difficoltà. La nostra è in difficoltà. Comunque io vado a letto presto, sai. Mh, domani mi devo alzare molto presto. Eh beh, certo. Quindi, cara. Ma certo, non preoccuparti. Ma mh, potevo anche sistemare io. Ma no, ma figurati. Eh beh. E quindi sì. In realtà è una scusa, ragazzi. Lei vuole semplicemente eh, sistemarsi, mettersi in pigiama prima che lui la raggiunga. Perché, insomma, è... si imbarazza a farsi vedere in pigiama. Quindi, ecco lui ha lavato i piatti. Caro, tutto a posto, hai fatto tutto. Cara, ti sei. Sì, vabbè, ma mettiti a dormire, però è. Eh. E quindi sì, la nostra si addormenta. <ride> Ok ragazzi, la nostra è emozionatissima perché sta, è ufficialmente iniziato il primo giorno. E quindi magari immagino possa... Vieni qui, dai, conosci, fai una presentazione garbata con i tuoi colleghi. Vieni cara. C'è molto lavoro da fare, molto, molto lavoro. Però prima bisogna, come dire, no? Madonna, il medico sembra un pazzo ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente. Ok, sì, Marcus sicuramente sarà un amico di palestra del fratello. Piacere. Io sono Giorgia Valentini. Conti pure su di me per qualsiasi cosa, sia durante le giornate di sole che di pioggia lui. Mamma, brava ragazza. Va bene, ok, sì. Non è che dobbiamo star qua a chiacchierare, eh. No, non devi chiacchierare, tesoro. Devi soltanto presentarti. Fine. E poi iniziamo, saluta tre pazienti Jacopino, non ti posso vedere conciato così, quindi vai a quel paese Tanto bello, quel paesello, tanto bello Allora, dunque Allora Esaminiamo il paziente, dai mm. No, le orecchie, lui non possiamo Perché sì, lui dobbiamo solo curarlo, effettivamente, ragazzi Cura la testa Rigonfia con un'iniezione, ok, va bene Dai Basta, ciarlare Stai parlando, va bene, lui non se l'è affilato, il tizio, ragazzi eh... Sta parlando col mondo Oh ragazzi che bello vedere la nostra Giorgia Dopo tante fatiche la... Finalmente ha le prese la... con il suo lavoro Oh e anche la... Davide è andato la... a lavorare Quindi caro fammi una cortesia oh, oh, yeah. Lavora sodo eh Grazie bellissima come cosa Poi vieni qui Flash. E cura il paziente uh, Prescrivi farmaci per gas e risatine Poi chiama da te magari il tizio Così si leva dalle pere Detto fra noi, Paziente curato, evviva! Prego, prenda questi farmaci, si sentirà subito meglio. Eh, questo è, meno male. Meno male che ci sono. Ragazze giovani e premurose come lei. Ecco, ve ne andate tutti da lì, che non è un raduno. Per favore, per favore, toglietevi dal pero. Prescrivi dei farmaci, tesoro. Ma non ce la farai se il tizio sta lì. Può togliersi dal... no. Dal pero? No, eh? Potrebbe spostarsi, carissimo. Non ci faccia perdere tempo, su. Noi poi alluderemo l'etica professionale, perché si vede che lei è un medico serio. Però, insomma, sono vent'anni che stiamo qua. Allora, ti facciamo una bella cosa, eh? Non è per cattiveria. Ammiro veramente tanto la dedizione che mette nel suo lavoro. Però si tolga dal pero, dovresti aggiungere, tesoro mio. Sai, io mi sono trasferita qui da poco e questo. Io sto male. Chi se ne frega? Eh, in effetti ha ragione. Cura il paziente, dai. Devi curare il paziente. Non chiacchierare con lui. Diventare medico è sempre stato il mio sogno. Va bene, grazie. Ce la facciamo a curarlo, cara? No, perché il tizio non ha capito che si deve togliere dal pelo. Ok, a mali estremi, ragazzi. Forza, vai qui. Dai. Tanto è questo il modo, ragazzi. Non c'è niente da fare. Quando si stanno in mezzo al pelo, tocca fare così. Uh, puoi chiamarlo. Oh, l'ha capito. Zitti, zitti, l'ha capito. Ha capito che doveva togliersi, dai. Vai, vai, prescrivi i farmaci. Anche perché non potevamo chiamarlo, vai. Oh, questo già ha i tamburi nel cervello? Già lo vedo. Bene, in effetti, cara, hai capito tutto. Hai ragione anche, è come darti torto. Quindi cura tre pazienti, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo, perché noi abbiamo fatto un pero dal quel punto di vista lì, ragazzi, ehm, magari, non so, fai una presentazione garbata con la paziente, visto che vuoi salutarli. È un piacere, salve, mi prenderò cura di lei. Bene, ci fa piacere, tesoro. Quindi ora potresti cortesemente... Ma è ammessa il paziente al lettino medico. Che cosa le stai dicendo, cara? Ma perché devi condividere le tue insicurezze con... Ragazzi, ma stiamo scherzando qua, vabbè. Eh, esamina il paziente, forza. E ora c'è di nuovo il tizio che rompe le pere in mezzo. No, c'è qualcun altro? Oh, direi di sì. Cara, vieni qua. Dunque, abbiamo Davide Dodaro, forza. Eh, vediamo un po'. Ammettiamo ah, il paziente, dai. Cara, vieni qui, lascia fare, credimi, è meglio. Vieni ad ammettere il paziente, dammi ascolto. Dai. Ce la farà la nostra ragazza a recuperare la mezza giornata sprecata per colpa del tizio? Chi lo sa? Dai. Forza. Si accomodi, eh, meno male. Saluta tre pazienti. Ce la faremo mai? Esamina. Le orecchie Una miseria può essere spaventata dal paziente malato Cerca di calmarlo con una semplice presentazione Eh ma l'abbiamo fatta Forse serve la presentazione amichevole però ragazzi eh. Ora che ci penso Vabbè Esegui la scansione del corpo di un paziente E dobbiamo anche prelevare Quindi esegui la scansione del corpo Dai Come va tesoro eh, Sarà rotto il macchinario e sono io che non lo so usare Ma fai te allora, dunque. Uh, ce la facciamo. Posso farcela, ragazzi. Posso farcela? Ok, preleva. Oh, vai così. Oh, non è caduto, ragazzi. Questo è un gran risultato. Dai. Eccola lì. Si sente bene, eh. No, tesoro. Se stava bene, non stava qui. Devo dire che non se la sta cavando male. Certo, forse ormai non farà più in tempo. Però, ragazzi, sta recuperando, eh. Sta recuperando Le ha fatto perdere un sacco di tempo Quindi magari io Vediamo se ce la fa No basta tesoro però Basta non devi Ora con tutto il mondo uh, Chiacchierare insomma dai Amichevole Dai un consiglio medico Che la signora probabilmente non gliene frega un pero Perché vorrebbe essere visitata più che altro però Poi la faremo Accomodare Dai Vediamo se ce la facciamo, ragazzi, ma... Temo fortemente di no. Volevo almeno riempire, però, l'altra barra. Dalla medicina al paziente? No, questo no. Potresti... Um, farla accomodare, tesoro? Direi che è ora, eh. Perché sta poveraccia sta qui da... Tempo e memore, praticamente. Dai! Ormai non ce la farà sicuramente più ragazzi perché è 24 secondi, direi di no. Però magari possiamo restare fino a tardi, dai. Cerchiamo di recuperare un pochino. Forza, forza tesoro, su. Ha una fame che se la porta via, poveretta, però vabbè. Allora... Uh... Dai, preleva. Ah, eccolo qui ragazzi, mi sembra di averlo visto. Quindi sì. Trasferisci il caso del paziente Ok Ah possiamo anche decidere a chi Fantastico Al pazzo bene Non volevo farlo eh però mi tocca Quindi vai qui cara su cerca di Concludere questo primo giorno Di lavoro al meglio perché è importante Ah no dobbiamo prima analizzarlo Ragazzi anch'io molto sveglia come sempre Vai analizza Corri corri, tesoro, su. Notare che anche lui, ragazzi, è sfatto, eh. Proprio anche Davide, ragazzi, sfattissimo proprio. Quindi, ragazzi, fatemi un po' sapere. Cosa ne pensate? Insomma, un po' di, di come è andata la giornata della nostra Giorgia. Del fatto che abbia chiesto con una scusa. Sembra indemoniata anche lei. L'ospedale la sta contagiando, ragazzi, santo cielo. Ehm. Comunque, ecco, se... Diciamo... Mm, qua che stai facendo tu? Eh no, beh certo, l'abbiamo mandata via. Eh, cioè, l'abbiamo trasferito, il caso. Quella sta ancora lì. La poveraccia sta lì da due ore e mezza, ragazzi, con quel tizio. Quindi vieni qui e... Um, indirizza l'esame a raggi X, Giusto perché ci va di farlo. E, insomma... Cosa ne pensate? La scusa che ha utilizzato per chiedere a Davide di trasferirsi se Lei sta col plumbob più che girato ehm, È una scusa plausibile secondo voi Io la trovo abbastanza credibile vi, vi dico la verità Perché comunque Ho immaginato appunto che lui abbia terminato da poco gli studi Mentre invece lei Ecco è stato anche promosso archivista di libri d'arte Bene Quindi guadagnerà 23 Simoleon Lora, 422 illuminazione artistica, perfezione pittorica, fanno ricerca di riferimenti per le opere adatte al computer. E quindi, sì, ragazzi, mi piace come è iniziata l'avventura, chiamiamola così, della nostra Giorgia, e sono sicura che ci riserverà molte sorprese, quindi fatemi sapere poi, per la casa, ragazzi, cosa ne pensate. Quindi la nostra ha terminato il suo turno e con uh, la fine del turno della nostra Giorgia direi che noi possiamo terminare qua questo episodio. Se vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Mi raccomando andate e iscrivetevi e attivate le campanelline ragazzi lo sapete. E quindi che dire ragazzi io vi auguro... Un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Nel prossimo andremo da Tommaso, finalmente ragazzi. Quindi andremo a vedere come si è sistemato, no? Un po' anche con lui il primo giorno di lavoro, vediamo un po'. Quindi vi rimando al prossimo episodio, ragazzi. Sul Sul Simmers. E non.